secondo passaggio che vi ho proposto oggi invece è quello legato a Saba, la poesia Amai, tratta dal suo canzoniere. Canzoniere, vi ricordo, diviso in una serie di sezioni che richiamano le varie fasi della vita dell'autore. Ve la leggo. Amai trite parole che non uno osava. Mi incantò la rima fiore amore, la più antica difficile del mondo. Amai la verità che giace al fondo, quasi un sogno obliato che il dolore riscopre amica. Con paura il cuore le si accosta, che più non l'abbandona. Amo te che mi ascolti e la mia buona carta lasciata al fine del mio gioco. Ho scelto la poesia Amai perché qualcuno di voi me l'ha chiesta in direct, ma anche perché secondo me si fa in modo chiaro portatrice della poesia di Saba, poesia onesta viene definita. E scelgo di partire analizzando questa poesia da due figure retoriche che vengono qui mescolate insieme. Vi faccio notare infatti che ciascuna delle tre strofe di endecasillabi, tranne il terzo verso, un trisillabo, vedete, costituito semplicemente dalla parola amore, quindi una parola fortemente potente, ecco, ciascuna di queste tre strofe inizia con il verbo amare. Amare quindi è il verbo incipitario di ogni strofa, e guardate, non è un caso allora che il sostantivo amore sia lì incorniciato a costituire di per sé un unico verso. Badate bene però, il verbo amare, che quindi costituisce una trama anaforica all'interno della poesia, è anche un poliptoto. In che senso? Il verbo amare è coniugato in questo caso in tempi differenti. Abbiamo amai al verso 1, amai al verso 5 e amo al verso 9. Nel primo caso sono due indicativi al tempo passato remoto, nel terzo caso invece è un indicativo presente. Questa differenza di coniugazione dei verbi può essere legata ad una sorta di continuità intellettuale in Saba, e cioè al tentativo di unire quella che è la scelta di vita del poeta con quelle che invece sono le sue attività poetiche, la sua scelta, la poesia a cui lui si dedica, che non è mai cambiata. Tanto che noi sappiamo appunto che la poesia di Saba è una poesia che utilizza un linguaggio semplice, elementare, ma non per questo il poeta si accontenta, anzi, vedete, dice come un vanto di utilizzare la rima fiore amore, che è la più antica, forse secondo alcuni la più banale, ma non è così, è la più difficile del mondo. In questo modo il poeta vuole anche indicare una sorta di inversione di tendenza nella sua poesia. Un'altra cosa molto interessante, secondo me, è costituita invece dalla seconda strofa. Amai la verità che giace al fondo, quasi un sogno obliato che il dolore riscopre amica. Con paura il cuore le si accosta, che più non l'abbandona. Questo effettivamente testimonia il legame che la poesia di Saba ha con la realtà. Se andiamo infatti a vedere i titoli delle altre sue poesie tratte dal canzoniere, ma così giusto per fare adesso improvvisare un esperimento, abbiamo Città Vecchia, abbiamo La Capra, abbiamo la famosissima poesia A mia moglie. È una poesia umile, distante dagli ambienti dannunziani, ecco, questo sicuramente, più affine, in questo senso, nella semplicità della parola, ad un pascoli. E poi qui la verità, la poesia come strumento per ricercare la verità, che da un certo punto di vista potrebbe richiamarci il poeta palombaro di Ungaretti, ma attenzione, se per Ungaretti il poeta, penso ad esempio al Porto Sepolto, è in grado di scendere nelle profondità abissali e di ritornare in superficie con una verità che l'uomo magari non sa cogliere, ma una verità che costituisce la vera essenza della vita, ecco qua
questo risultato ultimo non c'è, non esiste. Però c'è comunque questo impegno a ricercare una verità. E guardate poi che il dolore riscopre amica, ricordatevi, ecco, in Saba il dolore come dimensione esistenziale, come caratteristica chiave della vita dell'uomo. Quindi ecco, ricordatevi da un lato, e vado a concludere, ho già sforato di un minuto, anticonformismo, poesia onesta nella propria semplicità, il tentativo di attingere ad una verità ultima, ma l'incapacità di trarne materiali, per così dire, particolarmente profondi e misteriosi come in Ungaretti.